di TRSP, siamo in un'abitazione molto bella perché, come lo vedrete, ci sono i quadri, è proprio un'abitazione di un artista. E questo artista è il signore Eric, è tedesco e penso che sta in vacanza, è vero? No, non è vero. Perché io sono qua già da 30 anni. Mi è capitato per caso l'Abruzzo, e la prima volta quando sono stato qua era nel 77 e mi sono innamorato molto in questa zona, in questo paese, e questo paese è sempre stato un paese di musica. C'era sempre la banda, i cosiddetti lupi dell'Abruzzo. E quando io sono venuto c'erano molti musicisti che facevano parte di questa banda e mi è piaciuto tanto di aver trovato un piccolo paese che è pieno di arte, pieno di musica. E così ogni anno sono tornato e 20 anni fa mi sono comprato questa casa. E adesso, da quando sono in pensione, perché io sono stato 40 anni, primo violino all'Opera di Monaco, e da quando sono in vacanza vivo la metà del tempo qua e l'altra metà in Germania. Inverno in Germania, la primavera e l'estate in Abruzzo, bellissimo Abruzzo. E come nasce questa passione per la musica classica? No, questo è perché mia madre era ballerina ed ha suonato molto bene la chitarra ed io ho già cominciato a suonare il violino quando avevo 4 anni. Allora io suono il violino già da 67-68 anni. Bravo! E dunque questa passione non è soltanto la musica, perché vediamo anche i quadri per dire che lei è veramente un vero artista in tutti i sensi. No, io avevo la fortuna che mi capitava anche la pittura ed un certo momento della vita non sapevo che strada fare e poi avevo la famiglia e diciamo la strada del musicista è abbastanza ben pagata nel momento quando si può entrare in un grande orchestra come membro di un grande orchestra, c'è un stipendio fisso nella pittura. Sempre aspettare finché uno viene e compra qualcosa. E così io sono stato privilegiato perché ho potuto dipingere lentamente e non sono stato costretto di vendere. E così tutta questa tecnica è la tecnica dei fiamminghi, che antichi fiamminghi, che ci vuole per un quadro ci vuole minimo un mese. E così io fino adesso ho sempre fatto provato di trovare un equilibrio fra l'arco del violino e il tavolozzo, pittura. Bravo, bravo signore Eric. Ma ci può raccontare un po' la sua storia della musica, i concerti che ha già dato? Forse ha già fatto un concerto un po' più grande, non lo so, in una città. Io avevo la fortuna di entrare in orchestra a Monaco e quando c'erano i tempi molto belli ed erano anni dorati. Io avevo la grande fortuna che mi capitavano tutti i grandi direttori del mondo, fra di loro Muti, Abbado, Carlos Kleiber, Savalisch, anche Carl Böhm, questi grandi direttori. Ed io mi ricordo anche che io ho accompagnato tutti i grandi cantanti, tutti i tenori, tre tenori, no? Domingo e Pavarotti. Mi ricordo un bohème con Pavarotti ed grande Freni e Ghiauro, tutti questi grandi cantanti. In questo tempo era veramente l'arte grande. Ed avevo la fortuna che mi capitavano proprio questi anni ed è difficile a dire che cosa era il più buono, più bello, ma c'era tanto, anche tournée, 3 volte sono stato in Giappone, una volta sono stato in Cina, conosco bene l'Italia, Spagna e tutta Europa.
Ho visto che anche sua moglie suona. Io l'anno prossimo farò il Nozze d'Oro con mia moglie, e lei è violoncellista, e anche questa è una grande fortuna, che così non siamo stati mai concorrenti. Complimenti. Non c'erano due violini, due violoncellisti, e così noi siamo già la metà di un quartetto. Ed stasera suoniamo con due allievi abruzzesi. Uno è nato qua, ma adesso vive vicino a Torino, in Piemonte, ed la ragazza è di Casalbordino, e suonano molto bene, sono due allievi, e allora la metà del quartetto sono gli anziani e l'altra metà del quartetto sono i cosiddetti, diciamo, giovani, ma anche loro suonano già molto bene, sono molto bravi. Quali pezzi avete preparato per noi? Potete fare un commento e poi dopo ascoltiamo questa bella musica. Abbiamo scelto due brani molto importanti, perché quest'anno sono l'anniversario di Haydn. Haydn è morto nel 1809, ed Haydn era un grandissimo compositore del quartetto. Quartetto d'archi sarebbero due violini, viola e violoncello. Non era la prima persona a scrivere per questo complesso, ma lui ha sviluppato in un modo incredibile ed ha preparato il terreno per Mozart e Beethoven. E senza Haydn, diciamo, tutta la musica da camera non esisteva proprio. Quel quartetto che abbiamo scelto oggi, lui ha scritto quando aveva 40 anni, ed era scritto nel 1772. Ed è questo quartetto in una tonalità che è molto molto rara, sarebbe Fa minore. Fa minore, in tutta la letteratura del quartetto esiste solo tre quartetti, due di Haydn e uno di Beethoven. E questa tonalità vuol dire che il suono è un po' cupo, è un po' melancolico, diciamo, non è molto allegro, no? E sono quattro movimenti, fra di loro una siciliana, un siciliano, e un menuetto, e l'ultimo movimento è una fuga. Ed è una fuga molto simile della fuga del tema del Cum Sancto Spirito del Requiem di Mozart. Allora la fuga vuol dire che questa è una cosa che ha da fare con il Santo Spirito, più molto intellettuale, ma questa fuga è da un tratto intellettuale ed anche molto emozionante. E questo brano io amo molto. L'altro brano che suoniamo è assolutamente contrario, è del giovane Mozart. Mozart è stato privilegiato perché quando aveva 3-4 anni, il suo padre, che era un grande violinista e ha scritto anche un libro, molto, una scuola per violino molto importante, quel padre seguiva, diciamo, la vita e l'arte del figlio. Allora quel figlio dal primo momento è stato sotto il padre che controllava tutto. E il padre anche accompagnato Mozart, ha fatto tre viaggi in Italia quando aveva 12, 14, 15 anni. E questo quartetto che suoniamo stasera è scritto nello stesso anno di quello di Haydn, 1772. Ed in questo quartetto Mozart dimostra di aver capito la musica d'Italia di quest'epoca. Ed ha tre movimenti, e questo è più un divertimento e una serenata notturna che un quartetto. Allora facciamo due brani molto diversi, uno è pensieroso, cupo, e l'altro è come un divertimento, una serenata.
Grazie mille, signor Eric. Noi ci aspettiamo che un giorno anche potete venire a suonare nella nostra chiesa di San Pietro a Vasto. Mi piacerebbe tanto, grazie. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.